questo è il poltello. C'è l'aria spezzata. Allora io mi siedo. No, è, è un'altra punta. Ah, va cambiato adesso. Dobbiamo mettere cosa? Prima, cioè direttamente il foro chiudere e iniziare il salotto. Non lo so. E vabbè, facciamo in modo di avere una prima fase di una seconda fase. Sì, sì, va bene. Un'ora mi dai? Quanto mi dai? C'è quindi? Sì, c'è. Sì, vabbè. No, no, ce la facciamo. E poi se c'è da fare... Il tavolo. Abbiamo le immagini sul computer. Sì, 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 va bene. Va bene. Ci siamo? No, si fa che scarica. E le solleva. Cioè, direttamente con la punta grande. Poi tutti perfetti. Sì, no, sì, per dirlo. Sì. Cioè, sospetto. Queste qui sono... Oppure tu dici con la punta corta e poi la punta... Per fargli l'invito. Bisogna sollevarle. Lo metto? No, ho bisogno di quello, non si può usare questo. Abbiamo finito... Cosa? Abbiamo finito di, cioè, di fissare almeno un chiodo ad ogni lato. Il secondo lo mettiamo con questo scemo. Va bene. Un attimo, facci mettere un altro. Va bene. E poi ve lo diamo. Ah, vedi, non hai capito come usarlo, non lo so, è straordinario. Straordinario. Mica per niente sono architetta. No, sì, veramente, io architetta, ancora architetta. Ingegnere. Io ingegnere. Ingegnere. Ma chi è che dovevate sentire voi? Ingegneressa. Ingegneressa. No, là era già l'avevamo messo molto. No, non è centrato. Vai, vai, vai. Chi non è centrato? Non fa niente. Neanche questo in realtà. Vai, vai. No, questo è un po'... Qui siete fuori, eh? Dici? Cioè, la vedi? Sì, certo, è sul bordo. Vai un po' più... Aspetta. No, ma perché c'è distanza. Vi siete, vi siete allontanati. No, no, è inutile. Questo ora, se volete usare questo, va inclinato. No, è nascosto. No, ma questo buco è nascosto, devi fare un altro buco. Non ho capito. Ah, vabbè, perché si è spostato. Vedete, qui ci sono 2 mm. C'è, c'è vento. Allora... E bisogna fare... Accanto, accanto, vicino, vicino. No, neanche mezzo centimetro. Guarda. C'è qua? E senza bisogno di cose. Non c'è da accanto, accanto, vicino. Vai. Vai, vai, vai. Ho capito, bisogna okay. Strumenti su altre persone. Vai. Vai. No, no, togli. Vabbè. No, no. No, no, proprio paura. Devo farlo io. Sei davanti a... Stai dando le spalle... Al mondo, signore, al mondo intero devi invertire, stai svitando. Ma li fanno i trapani da donna? Quindi ho le mani più piccole. Ci sono, no, no, ci sono i trapani più, non da donna, però più agevoli. Non li chiamano da donna perché ci vogliono sempre. Costano tre volte. Fisher Price. No, no. In alternativa c'è Fisher Price, quelli piccolini leggeri. Sono i trapani leggerissimi, costano 400-500 euro. Cioè, potresti abitare il mondo. Ne mettiamo un altro e basta, e ti diamo il tempo non lo ti dice quello scemo. Okay. Siete al limite, anche qua. L'ho sposto? No, no. Però tieni magari quello scemo. Un po' più inclinato. Appena, 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 sì. A me appena, appena. Allora, vediamo, cosa... Ripetimelo. Allora, devo mettere questo. Prima lo per allargarlo... Devi andare nel verso, tieni bloccato questo. Tengo bloccato lì.
e vado a svitare e lui si apre. Ok, quindi metti poi dentro, lo infilo, poi inverti la rotazione, tieni fermo. E questa va da sola, cioè non devo muovere niente. Questo, tu sei in serio, questo, questi due pezzi tra i loro si stringono. Il problema è che scarica. Possiamo? Sì. Però aspetta, organizziamoci un po'. Voi avete finito? Uno, due, tre, quattro viti, scema. E possiamo montarlo praticamente. Vabbè, noi vediamo di finire anche questo. Rimane indietro la scatola, però vabbè, almeno abbiamo le sedute. Ok. Foriamo e poi ve lo do, aspetta, facciamo i fori. Dobbiamo fare i fori giganti e poi ve lo do. Prego. Proviamo. No, mai. Vai, proviamo a vedere se funziona. Infatti uno sopra l'altro, infatti non coincide. No. In inglese? Ma quello è? Ah, è questo, questo è il mezzo. Questo lo mettiamo ora, così cioè questi due che sono un po' più sciolti li mettiamo esterni. Proviamo. No, volente no. Il problema qual è? Che questo esce, perché può essere il problema. Ma è questo il problema. Qual è? Questo è questo. No, no, è questo. Tieni questo. Ah, perché sì, no, questo. Allora, ora mettiamo questo. Non voglio andare oggi, cioè, segni quella cassettina, cosa che dovete fare, per vedere se c'è il falegname. Ti rimettono così. No. Con Donato magari, che è del posto. No. Qual è? Ti fai piantare? No, 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 questo, questo è bene. Un contatto col falegname. Eh sì, no, vedi, che dovevamo fare alla scatola?
allo sgabello, rifilarli tutti di un paio di millimetri. Due. Ognuna di 2 millimetri, sì. E invece il coperchio andava rifilato. No, no, peggio di prima. No. No, ora li aggiustiamo. 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 Il trapano. Si sta creando. Cominciamo a sistemare un po'. Cominciamo a sistemare un po'. Io metterei magari prendiamo la legna e la mettiamo tipo tutta in un angolo contro il tavolo. Sì, così cominciamo a sistemare la. Questo. Del primo era quello giusto. Ma questo è tutto sto, è la barra tutta storia. Non funziona. La barra si è piegata. Cosa? Le ruote? Sì, ora le montiamo. Io farei l'altro. Ah? Tu lasceresti? Facciamo così. Sono un po' più. Lasciamo la punta. Proviamo a. Dovrebbe essere evidente che questo lo guardi. Cioè qual è il. Questo è doppio adesso. Poi questi vogliono questo sembra più dritto, questo sembra. Dammi ora facciamo montiamo le piedi. Sono sei? Va bene, allora io do una mano a loro e tu, esatto, fai, li metti a 40, la testa di 40 bisogna trovare, che ce l'avevamo, ci vuole il pezzo da 40, ah no, l'avevamo tagliato, devo tagliare io, no, non c'è. Ah, perché proprio sì, allora questo lo usi per sollevare, questi possiamo, una volta segnato 40, li possiamo anche subito fare le teste. La scatolina con i dadi. Qui?
Dammi la carta. I piedini sono questi qua, per questo qui. Questo lo possiamo usare come... Per il tavolo ne abbiamo altri, ci deve essere una busta con altri di questi, no? Sì. Usiamo questo per tagliarlo da 40. Quelli li possiamo mangiare. Segniamoci 40. Vabbè, ecco qua. Aspetta, questi servono a noi? E qua, no, prendete questi. Sì. Ah, per il tà da mettere sotto? No, o non l'avevi considerato? Sì, sì, sì. Va bene. Scusa. No, quando vuoi. Tutti, tutti. Questo è per la luce di qui. Ok, uno, uno, uno. Aspetta, qua sta creando un po' di confusione. Lì ci siamo? Queste le potete mettere, queste non ci servono più, no? Abbiamo usato la bacchetta. Ma queste le possiamo mettere via? Aspetta, do anche questa. Sì, io queste cosa sono? Le vado, le metto tutti ordinati, ragazzi. Li metto tutti ordinati. Queste servono? Vi servono? Sì, sì, queste servono qua. Okay. Questo non serve, questo non serve. Via? No, questi lunghi servono a noi adesso. Questo qui da qui in poi lascia pure. Ti lascio. Allora. 40 è segnato, uno più bello non c'è, no, prendiamo uno di questi. Ah? Ok. Vai. Segna. La misura. È sempre questo, 40. Sì, va bene. Escono un po' da fuori. Li mettiamo due per parte. In realtà non è che ce ne sarebbe bisogno. Possiamo anche noi. Scaggio un po', usarlo come tavolo. Dovremmo mettere infatti una bacchettina di metallo. Vabbè, per ora mettiamoli e poi si tolgono. Sì, tanto sono avvitati. Sì, sì, sì. Il seghetto, ah, il allora, segniamoci, come abbiamo, dobbiamo anche distanziarle. Qua, se lo segniamo anche qua, 40, in che senso? Ah, qui, allora, aspetta, qua. Sei. Possiamo anche bloccare qua direttamente, io faccio il taglio e poi quello lo sfiliamo. Dobbiamo vedere se riusciamo. Ah no, si riesce. No, sì, questo è molto più. Era 3. Non va. L'ho detto troppo presto. No, no, no. Okay. Allora fissiamo le due teste. Ci sei? Segniamoci. Mi piace l'odore di questo.
tagliamo, tagliamo qua, spostalo in fuori che tagliamo. Facciamo direttamente le teste. Ah, ok, subito. Sì, sì. Riprendiamo con la diretta, è il modulo Sottani in rete, il primo appuntamento della, del laboratorio dal basso Reactivity Reloaded. Noi siamo il team di esperimenti architettonici e stiamo proseguendo le attività nel, nel claustro che ci ospita, claustro Fratelli Festa. Siamo nel cuore di, del centro storico di Altamura e quello che abbiamo... abbiamo pensato di fare per questa seconda edizione del, del laboratorio dal basso e prevedere azioni concrete di riattivazione dei sottani abbandonati del centro storico. Cosa sono i sottani? Sono locali del, del centro storico, appunto, che venivano utilizzati come magazzini, ex botteghe, depositi, delle abitazioni, eh? Abitazioni che da tempo, da anni sono ormai abbandonati perché le logiche urbane sono modificate, ma noi riteniamo questa rete di spazi una, un patrimonio sia immobiliare sia sociale di alto livello e quindi proponiamo delle piccole azioni concrete di riattivazione. Insieme al docente di questo primo modulo, Marco Terranova, che vediamo all'opera con il trapano, abbiamo progettato e realizzato due diciamo, principali dispositivi in legno realizzati con tecniche a secco. Quello che vediamo, il tavolo da lavoro, di fatto è una sorta di carrello polifunzionale che, disposto in verticale, diventa anche un espositore. Quindi pensiamo appunto a piccoli moduli che possano essere introdotti all'interno di questi spazi inutilizzati e possano dar vita anche a piccole attività artigianali, produttive, commerciali, il tutto a basso costo senza che ci sia fin dall'inizio un investimento molto oneroso per il privato, per la pubblica amministrazione e quindi la possibilità di riattivare piccole attività lavorative e reintrodurle all'interno del centro storico. In questo, diciamo, in un periodo di crisi in cui è necessario, diciamo, operare per piccole trasformazioni, piccoli modelli scalabili e implementabili nel tempo. La scatola in legno che vediamo al di sotto del piano di lavoro è concepita come un piccolo marsupio, un portagioielli che è possibile agganciare e sganciare a seconda delle occasioni e che adesso vi mostreremo durante la fase di montaggio come verrà agganciato. Qui accanto a me c'è Pasquale Iacovone, che è un architetto, un laureando in architettura, cittadino del centro storico e abitante, abita a pochi passi dal claustro. Insieme a lui ripercorriamo un po' il percorso che abbiamo fatto dalla mattinata di ieri, perché abbiamo fatto una mattinata dedicata alla progettazione collettiva, ci siamo divisi in gruppi e abbiamo appunto scelto quali fossero un po' le funzioni su cui investire parte appunto della progettazione. Poi in qualità di abitante è esperto e studioso, perché sta investendo la propria tesi di laurea su questi spazi e quindi ci introduce anche quali sono le sue vision, diciamo le sue attività di progettazione relative a questi spazi del centro storico. Ora, se prendiamo il cartello, vi raccontiamo quali sono state le parole chiave, diciamo il lavoro di brainstorming collettivo che appunto abbiamo realizzato nella giornata di ieri, quando eravamo ospiti della sala conferenze alla BMC in piazza Zanardelli. Quindi Pasquale, ripercorriamo insieme questa tag cloud, diciamo. Buonasera a tutti. Sì, ieri abbiamo, dopo la discussione dell'architetto Marco Terranova, qui ci ha illustrato tecniche di costruzione in legno,
Abbiamo cominciato il brainstorming ragionando sull'uso dei claustri, che appunto sono un elemento che caratterizzano il centro storico di Altamura, e anche l'uso dei sottani, quindi pensare, diciamo, a quali funzioni da destinare all'interno di questi luoghi. Questo, come accennava prima Saverio, noi riteniamo che sia molto fondamentale riattivare i piani terra, perché dai piani terra otteniamo una serie di aspetti positivi legati alla vita della città. Infatti l'aspetto sociale è vissuto proprio sul piano orizzontale, quindi scientificamente è provato che la gente, incontrandosi per strada, lega rapporti, ma non solo, cioè, alla fine noi ragioniamo non solo per una questione di incontro, occasione dell'incontro, ma anche e soprattutto riguardo la sicurezza della città, perché viviamo sempre di più problemi di sicurezza all'interno delle città. Parecchie volte si pensa di ovviare al problema installando telecamere, ma questo uso delle telecamere è un'arma a doppio taglio, perché uno, diciamo, lascia spostare il problema da un posto all'altro, perché chi ovviamente non vive un senso civico, sposta il suo degrado da un angolo ad un altro, e l'altro è anche quello, secondo il mio punto di vista, che andiamo sempre incontro a rispettiamo sempre di meno il diritto della privacy. Quindi con Saverio siamo d'accordo che attivando i piani terra, dando vita ai piani terra, la città, e cercando di dare soprattutto delle funzioni che abbiano un'idea H24, rendere questa città, rendere le vie, i claustri più sicuri, perché il controllo avviene in maniera diretta e non indiretta tramite l'uso delle telecamere. Quindi ci siamo ieri chiesti tutti quanti, dopo l'introduzione, quali tipi di funzioni inserire all'interno, cioè cosa si potrebbe svolgere. Quindi abbiamo pensato che all'interno di un sottano, quindi rappresentato con la forma della casetta, potremmo avere una funzione di cucina, cioè quindi cucinare, o avere un teatro, un'area cinema, teatro, come una zona per il gioco, dedicata al gioco, dedicato alla vendita dei prodotti, quindi magari micro artigiani che vendono i propri prodotti. Una funzione quale sedersi, quindi trovare una pausa all'interno di questi luoghi, e di conseguenza incontrarsi con le persone, quindi occasione di incontro, il mangiare, quindi avere un'area dove un piccolo ristoro, una zona lettura, una zona di esposizione, una zona, abbiamo pensato poi come termine quello di abbellire, cioè partire anche da un concetto di estetica, perché l'estetica, diciamo, è influente sull'aspetto, cioè sulla reazione empatica del fruitore. Quindi abbiamo pensato, ci sono un pacchetto di azioni che ovviamente possono essere legate in maniera complementare all'interno di un progetto, cioè esporre, abbellire, appendere, raccontare, possono in qualche modo far parte di, cioè, possono essere intese come un'unica grande funzione, che è un po' quella che abbiamo cercato di inserire nella funzione di espositore, cioè ovvero questo modulo che diventa verticale da adito all'allestimento, ad esempio, di mostre fotografiche, di videoproiezioni, piuttosto che anche all'utilizzo, ad esempio, di verde verticale, di piccole, diciamo, all'esposizione anche di piccole piante, ad esempio. Quindi un incentivo, così come quando abbiamo pensato appunto nella parte a sinistra,
Vorrei aggiungere solamente che l'elenco, quello centrale delle funzioni, cioè questo, è un elenco che potrebbe essere spalmato sia all'interno del sottano, ma così anche come all'interno del claustro, quindi per rivitalizzare l'ambiente, lo spazio pubblico. Come abbiamo anche ovviamente pensato al diciamo rispetto al tema del verde, abbiamo riflettuto, ovviamente abbiamo pensato che fossero, che diciamo, alcune attività che i sottani possono accogliere possono essere di incentivo all'educazione ambientale, possono essere spazi di sensibilizzazione sui temi ambientali e, perché no, essere anche dei luoghi dove effettuare la raccolta differenziata, dove avere un rapporto diverso con i rifiuti, che diciamo, se una comunità intelligente agisce in maniera etica, ovviamente non dovremmo più parlare di rifiuti, ma di risorse continue che passano da un ciclo all'altro. Quindi ovviamente il rifiuto di un ciclo, lo scarto prodotto da un ciclo, può diventare risorsa per un altro ciclo all'interno di un ecosistema complessivo. Abbiamo ovviamente affrontato anche il tema dell'accessibilità, perché, come ovvio, in molti casi il sottano è spesso al di sotto della quota stradale, prevede delle piccole barriere architettoniche che sono rappresentate dai gradini, da piccole scale. Quindi non in questo caso, ovviamente, non abbiamo introdotto completamente questa problematica all'interno delle realizzazioni fin qui appunto realizzate, però è doveroso ad esempio pensare da un team di progettisti come poter rendere fruibili i sottani, ad esempio con dei moduli in legno che diventino delle rampe, quindi una sorta di tappeto in legno che, esatto, attrezzato, che una volta srotolato diventa una rampa. Diciamo tutta questa serie di funzioni e riflessioni nascono anche da un'analisi fatta sui problemi che il centro storico vive, quale anche, per esempio, abbiamo anche pensato ai servizi igienici, perché ogni giorno ci imbattiamo contro aree, cioè vediamo aree che sono scambiate, angoli della città, e questo claustro per esempio ha degli esempi: uno, questa strettoia, due, la parte superiore, spesse volte vengono scambiati come degli urinatoi. Quindi abbiamo anche pensato, perché no, installare dei servizi igienici pubblici all'interno dei sottani, perché giustamente dovremmo anche pensare a come risolvere determinate problematiche, e soprattutto se pensiamo che il nostro obiettivo è quello di rivitalizzarlo, e come tale dobbiamo pensare di fornire tutti i servizi. Ora non so. Come abbiamo pensato anche ad una serie di, diciamo, le suggestioni che sono state lanciate dal docente, ovviamente, che ha guidato anche la fase di progettazione, rimandavano ovviamente a degli archetipi dell'abitare umano, quindi abbiamo pensato al tappeto, abbiamo pensato al tetto, abbiamo pensato anche agli a piccoli spazi ovviamente produttivi. Tutte queste riflessioni fanno sì che l'idea di progettazione, il passare dall'idea alla realizzazione, sia sempre legato ad un concetto di polifunzionalità. Non siano mai, non è nostra intenzione lanciare il messaggio di fare senza avere un'idea chiara di ciò che si sta facendo e di realizzare oggetti che abbiano che siano limitati nel loro utilizzo, perché ovviamente è una logica, non è una logica virtuosa e sana, proprio perché già è complessa la dinamica all'interno di cui noi ci muoviamo. Sono in molti quelli che ci hanno suggerito ovviamente di procedere in maniera inversa, cioè a molti non è chiaro il motivo per cui noi ci occupiamo di oggetti in piccola scala e che siano utili alla riattivazione di piccoli spazi. Molti ci chiedono il perché non stiamo procedendo secondo una logica classica top down di pianificazione e gestione territoriale di tutta
non solo del centro storico, ma di tutta la città, il perché non ci siamo occupati di della periferia, dei legami infrastrutturali con il centro. Noi riteniamo, in piena coerenza con quello che è lo spirito di un laboratorio dal basso, che appunto lo spirito sia quello di partire dal coinvolgimento delle persone, degli stakeholder locali, che sono ovviamente portatori di interessi in maniera anche molto diretta e specifica. Qui abbiamo gli abitanti di questo claustro che possono raccontare in maniera, cioè possono raccontare sulla loro pelle quali sono tutte le problematiche connesse alla gestione di questo spazio pubblico, ma che a volte, come anche Pasquale ha modo di verificare quotidianamente, risulta essere quasi uno spazio privato. E questa appropriazione quasi indebita però garantisce la pulizia e la tutela di questo spazio. Sì, infatti diciamo io che mi occupo, faccio architettura come diceva Saverio, sto facendo un lavoro su una tesi, ma sono anche neopresidente dell'associazione Il Cuore di Altamura, a cui noi ci battiamo anche proprio sul recupero del centro storico, sulla valorizzazione, sulla partecipazione degli abitanti e diciamo raccogliamo spesse volte testimonianze di gente che è stanca di vivere nel centro storico perché appunto ogni giorno subisce una serie di degradi. Questo diciamo noi siamo molto attenti a questa tematica e ci siamo chiesti parecchie volte anche il perché dell'uso dei cancelli all'interno dei claustri, che chiudono i claustri, quale è l'esempio forte di appropriazione di un'area pubblica. Ovviamente se questo avviene, la riflessione ci porta a dire che c'è una mancanza da parte dell'amministrazione, quindi che non garantisce determinati servizi all'interno di questi luoghi, quindi specificamente i claustri sono internati, sono quindi diciamo nascosti dalla via principale. Quindi diciamo, analizzando il caso specifico di questo claustro, c'è chi diciamo, quotidianamente ne prende cura di questo claustro e quindi giustamente è capibile che insomma, questo abitante assumi un forte senso di appartenenza, quasi di propria proprietà, perché si sente lui il custode di questo ambiente. Forse sì, probabilmente l'unica persona che sta attenta, vigila. Cioè, questi sono ottimi esempi di partecipazione attiva, dove la gente senza nessun input agisce di propria spontaneità, esatto. Perché magari ha a cuore il luogo dove vive e il modo soprattutto di vivere il proprio luogo. Però dovremmo soffermarci molto nel trovare, quell'elemento che collega diciamo, l'uso di questo spazio quasi privato delle persone che ci abitano e anche l'uso delle persone, dei diversi fruitori, quale per esempio questo claustro è frequentato molto da ragazzi, da teenager, da sedicenni e quindi diciamo si vive sempre un rapporto di astio perché giustamente il ragazzino ovviamente pensa di passarsi la propria serata urlando, non pensando di lasciare di portarsi via le cicche delle sigarette le carte di un pezzo di focaccia, no? Quindi diciamo bisogna trovare proprio quel limite di congiunzione tra questi due attori. Abbiamo scoperto strada facendo, insomma, che questa iniziativa e quella che tu e la ricerca che tu stai conducendo, la tua ricerca di tesi, camminavano, diciamo, su due strade parallele e complementari. Nella tua ricerca fino ad ora, che è ancora in itinere, ovviamente, su cosa ti stai concentrando? Cioè, quali sono le piccole proposte che metterai a verifica insieme agli abitanti di questo spazio? Sì, io possiamo anche levarlo.
Io principalmente, quando ho incominciato il lavoro in questo claustro, sono partito nel raccogliere le testimonianze degli abitanti, perché erano molto fondamentali per capire come veniva utilizzato questo claustro, a chi apparteneva, cioè qual era la famiglia che viveva all'interno, qual era la sua morfologia passata. E quindi di lì ho scoperto una serie di cose, quale quella che su queste scale dove ora siete voi seduti, prima c'era un edificio che diciamo, divideva i due ambienti. Infatti qui a terra ci sono ancora tracce dell'edificio preesistente, così anche come sopra. Se guardiamo la facciata di questo edificio appena ristrutturato, vediamo una parte intonacata e una parte non intonacata. Ecco, la parte intonacata è la parte dove l'edificio precedente era sito. Quindi sono arrivato a scoprire questo elemento grazie alle testimonianze, perché chi ci vive all'interno davvero lascia un contributo molto importante per noi, perché diciamo, io e Saverio sposiamo insomma, la stessa idea che i progetti non devono cadere dall'alto, ma si fanno insieme. Quindi, diciamo, sentendo le loro testimonianze, sentendo le loro problematiche, ho incominciato a fare ricerca archivistica. Ho fatto ricerca nell'archivio di Stato di Bari e anche nel comune di Altamura, dove ho trovato le planimetrie. E poi, subito dopo, sono passato allo studio sociologico. E quindi l'analisi sociologica del territorio altamurano, della città di Altamurano, nella fattispecie analizzando il numero degli abitanti, il numero degli stranieri, quanti giovani, quanti ragazzi, per capire l'entità di questo luogo. E poi dopodiché, diciamo, l'ulteriore step è stato quello di pensare a un tipo di progetto che potesse dare davvero senso a questo lavoro. Sì, diciamo, lo studio si basa, se vuoi mandare gli scenari, lo studio si basa su alcuni prototipi di scenari futuri che eventualmente in questo claustro potrebbero essere reintegrati. Questi scenari nascono da un'intervista, quell'intervista che vi dicevo prima, fatta in precedenza. Quando mi hanno raccontato che diciamo nel periodo primaverile le signore che abitavano all'interno di questo claustro o altra gente usciva fuori e lavorava, riempiva, una storia molto interessante, riempiva i materassi con la lana nel periodo invernale, scusami, primaverile. Sì, facevano all'esterno nel momento primaverile, così come un calzolaio. C'era anche un calzolaio sotto la scala, lì di fronte, c'è un piccolo locale, lì all'interno c'era un calzolaio che nel periodo primaverile usciva fuori. Quindi lì c'è lo scenario, c'è l'idea di rintrodurre un'attività artigianale all'interno, questa, ecco, all'interno del claustro, che in questo caso è un lavoro di uncinetto, quindi magari anche un lavoro formazione, visto che c'è. Esatto, dovremmo anche pensare di recuperare tutte quelle attività perse. Così anche come per esempio il gioco l'area bimbi, perché qui sempre nel claustro c'è una famiglia che ha due bimbi e io appunto ho chiesto, ma i vostri figli giocano per strada, giocano all'interno, visto io poi sono cresciuto in questo claustro, ci ho giocato e vabbè, per tutto il centro storico, insomma, e quindi oggi un po' mi rammarica questo fatto che non vedo più bimbi per strada a giocare, quando questo posto, secondo me, si sposa molto bene per l'area giochi, perché è un'area protetta dove non arrivano le macchine, cioè è impossibile che un mezzo a motore possa entrare all'interno. E quindi lì ho proposto l'idea dello scenario di un'area giochi, con anche la rivisitazione dei giochi, dei vecchi giochi. L'unico scenario possibile per mezzi, diciamo, di locomozione sarebbe quello delle biciclette. Questo cioè, è coerente con lo scenario che tu prevedi, probabilmente. Sì, infatti, possiamo mandare di nuovo gli scenari. Sì, infatti, diciamo, prevedo nell'area di fondo, sotto l'arco di fondo, che è un'area comunque degradata, perché spesse volte è scambiato come un rinatoio,
ho previsto una rastrelliera per biciclette, ecco questo in questo caso, come anche magari una seduta. Ovviamente io questi progetti oggi li esco diciamo in anteprima perché andavano, cioè, li devo esporre a tutti gli abitanti e raccogliere da loro le testimonianze. In questo caso qui proponevo per esempio anche l'area teatro, visto che questo claustro per la sua morfologia si presta molto a un aspetto di teatro, visto con questo dislivello, ma soprattutto questa riflessione nasce da un'esperienza fatta all'interno di questo claustro, perché in questo claustro è stato organizzato un cinema all'aperto nel periodo estivo, ma è anche un teatro per il sociale durante la notte dei claustri che fu realizzata l'anno scorso. Quindi vediamo già come gli abitanti si adattano all'interno di uno spazio, quindi questi sono spunti interessanti per noi tecnici di sfruttare questi input e progettare l'ambiente. Quale altro scenario? Quello di un'area relax, un'area lettura, perché magari cioè mancano, che so, biblioteche all'interno del centro storico, aule studio, quindi ho previsto che magari uno di questi locali potesse diventare un'aula studio. Quindi diciamo di scenari se ne potrebbero aprire un sacco, però il punto fondamentale è quello del dialogo tra gli abitanti, cercare di capire cosa poter inserire e ovviamente questo diciamo ne va anche discusso con l'amministrazione, perché ovviamente come ben sappiamo ci sono delle regole, dei regolamenti che spesse volte ci limitano in certe soluzioni. Quindi diciamo, è un lavoro che veramente abbraccia tutti gli stakeholders, tutti i diversi attori della città, nel cercare ovviamente di risolvere il problema in modo propositivo. Una cosa che chiediamo, come abbiamo visto, siccome tu richiamavi il discorso della scalinata, ovviamente questo è uno dei claustri forse più belli, che è insolito, anche perché ovviamente non tutti i claustri del centro storico sono disposti su due livelli, e noi abbiamo cercato anche di utilizzare in maniera creativa questo spazio, perché abbiamo previsto anche dei piccoli moduli in legno, abbiamo realizzato insieme a Marco dei piccoli cuscini artigianali fatti con doghe in legno, e quindi questi sono invece provengono dalle case di uno dei nostri ragazzi, sono invece dei sacchi di juta, perché abbiamo pensato ovviamente che l'intero processo progettuale e costruttivo procede per la logica del plug-in. Il plug-in, come dire, è un termine inglese che indica in sostanza quell'azione di agganciare una presa, ad esempio, alla presa della corrente, il plug and play. Quindi attraverso la progettazione di questi piccoli moduli uno si impara ovviamente a progettare in maniera corretta e ad utilizzare i materiali in maniera ecosostenibile, due l'intero apparato, diciamo, gli elementi previsti sono pensati in una logica sinergica. Questo perché? Perché ovviamente ciò che c'è dietro lo spirito di Laboratori dal Basso è quello di promuovere nuove forme di imprenditorialità. Quindi sappiamo che ovviamente queste azioni sono coerenti con questo scenario, laddove la crisi economica e finanziaria ci impone limiti anche professionali, quindi le grandi trasformazioni urbane non sono possibili per mancanza di fondi. Noi ripartiamo dalla logica opposta, per cui giovani studenti, laureandi, giovani architetti, ma anche artigiani e creativi locali possono dar vita a piccole iniziative, a piccoli prototipi, idee di impresa, start-up, che appunto troverebbero facile collocazione all'interno di spazi come quelli dei sottani. Il dialogo con la pubblica amministrazione è aperto, in quanto ovviamente si sa che la cessione di questi spazi non è attualmente consentita, cioè le leggi ovviamente impongono dei limiti. I casi forse più adatti, perché ci danno l'occasione di riflettere, sono quelli dei comodati o particolari partenariati privato pubblico, che prevedono ad esempio una riattivazione temporanea, un utilizzo temporaneo di questi spazi, nonché di questi dispositivi, perché ovviamente quello che noi realizziamo
è fatto all'interno di, diciamo, di un ambito associativo e come, diciamo, lo spirito di comunità che ci anima, farà in modo che appunto ci prendiamo cura di questi oggetti, cercando appunto di valorizzarli, di creare nuove iniziative o anche di sviluppare nuovo sapere, perché proprio di recente, ad esempio, c'è stata la seconda edizione della Maker Faire a Roma, un'edizione europea, e sono in tanti, sono migliaia gli artigiani, i creativi italiani, gli sperimentatori, gli inventori che partono da queste basi, magari aggiungono parti elettroniche, diciamo altre competenze, diciamo, di altre discipline, e realizzano oggetti, elementi, prototipi di successo che sono richiesti anche in altre parti del mondo. Quindi noi in questo piccolo pezzo di sud, noto sia in Italia che all'estero per la sua maestria nel saper gestire i materiali, dal marmo al legno alla pietra, e il centro storico è l'esempio lampante appunto di come nei secoli il genius loci si sia tramutato in spazio all'interno appunto di questa, diciamo, della zona dell'Alta Murgia. Noi pensiamo di proseguire su questa linea e diciamo di i progetti futuri siano sviluppati su questa logica. Non riesco a capire che segnali mi date. Ah, ok. Ci dicono che dalla regia che avete ancora pochissimo tempo per chiudere le operazioni sui moduli in legno. Tranquillamente. Per vedere appunto come utilizzarli. Questo lavoro che facciamo quest'anno parte, diciamo, appunto dal lavoro fatto l'anno scorso. Noi abbiamo organizzato un'iniziativa al Teatro Mercadante di Altamura che diciamo, è in fase di riapertura. Come abbiamo detto all'inizio, il team di associazioni quest'anno è cresciuto e in questa occasione vorrei chiamare Silvia, Sivo e Filippo Fuina, che sono due compagni di viaggio. Silvia in particolare è stata la coordinatrice della precedente edizione, e loro sono i ragazzi che seguono la settimana prossima, danno vita al modulo su Bari, perché Silvia è la presidente dell'associazione Popab, Filippo invece è un membro di Company, che è una giovane SRL che sviluppa una piattaforma web sulla partecipazione. Ci raccontate cosa succede la prossima settimana, cosa avete previsto? Sì, buonasera a tutti. Un piccolo cenno anche, diciamo, aggregandomi al discorso che stavi facendo prima. Il modulo di Bari tratterà più specificatamente quali sono gli strumenti di regolazione di governance che presiedono alla costituzione di questa categoria, che è quella dei beni comuni, che dovrebbe legare di più gli interessi pubblici e privati, non in conflitto, ma appunto in collaborazione. E quindi Co-Making Cities è un momento di 4 giorni che unisce un momento di talk, o comunque di studio, su un tavolo, dove ci saranno ospiti con noi il direttore scientifico di Labsus, il laboratorio della sussidiarietà, e invece un attivatore, un operatore culturale di uno degli spazi che sono un po' esempio in Italia, nel comune di Bologna, che ha già pratiche di questo tipo, insomma, sta lavorando da un po' a pratiche di questo tipo, e invece è una 3 giorni di laboratorio in cui verrà insomma, un po' applicato un metodo di questo genere, provando a individuare 3 spazi possibili. Sì, 3 spazi possibili sul comune di Bari. Ci spieghi come verrà svolto il workshop e come intendete utilizzare anche la piattaforma? In realtà so proprio poco di quello che succederà, poi immagino che nello spirito del laboratorio dal basso e della coprogettazione molto, molto della modalità del lavoro e di come verrà svolto verrà deciso lì sul momento, perché diciamo, una filosofia è sempre quella, la filosofia è nell'interagire di questi tre, come posso dirli, tre ecosistemi fra di loro, che sono l'amministrazione, l'architetto e il cittadino, non sempre puoi partire a prescindere, non sempre puoi sapere a prescindere qual è la modalità più giusta, più corretta, poi c'è anche
immagino una fase di esplorazione dei luoghi, correggimi Silvia se sbaglio, e quindi suppongo che solo essendoci lì si potrà anche capire, ovviamente previo tutto l'introduzione che ci sarà fatta da Labsus e dagli altri ospiti il primo giorno, quali sono i metodi partecipativi più giusti per certi tipi di luoghi e quali sono, diciamo, i metodi più giusti affinché le realtà e tutti i soggetti coinvolti nel processo entrino in contatto e partecipino e collaborino assieme per la riuscita del progetto. Sì, una cosa che ci tenevo a dire è anche che a queste azioni ovviamente si accompagna tutta una fase di sviluppo che ogni associazione porta avanti da tempo. Ad esempio nel caso di Popab noi abbiamo attiva una collaborazione già da più di un anno, perché Popab è oltre a essere vincitore di un finanziamento del MIUR per la Social Innovation e le Smart City, in seguito a questo appunto è stata sviluppata una piattaforma web per la mappatura del patrimonio dismesso italiano. In particolare loro hanno il dovere, insomma, nei primi tre anni di sviluppare sinergie e programmi all'interno delle regioni di convergenza, quindi il sud è praticamente il campo di sperimentazione. Sulla piattaforma Popab, che è aperta a tutti i cittadini ovviamente, sia per la mappatura dei luoghi sia per la narrazione di storie ovviamente legate a questi spazi, abbiamo iniziato a censire gli spazi dismessi e i sottani, quindi diciamo il censimento andrà avanti in collaborazione appunto con tutti i ragazzi che stanno partecipando dallo scorso anno a queste attività, mentre con Company appunto inizieremo a vedere dalla prossima settimana quali sono le funzionalità di questa piattaforma, quindi sono tutti progetti che danno sia un colpo alla parte pratica, quindi ci vedete impegnati nei territori, negli spazi, agendo concretamente, e poi c'è tutta una fase di pianificazione e progettazione sul web, perché è ovviamente imprescindibile tutto quel mondo che viene notoriamente considerato come virtuale, e appunto insieme alle piattaforme vengono poi anche sviluppate le applicazioni per i dispositivi mobili. Quindi diciamo tutta questa parte si muove sinergicamente. Quest'anno, essendo stati invitati dall'Arti ad ampliare il gruppo, abbiamo sviluppato sinergie anche fino a Molfetta e a Foggia, e vedremo in questi due casi, i ragazzi di Molfetta sono venuti questa mattina a trovarci, quindi su Molfetta insieme all'architetto urbanista Gonzalo Birne si cercherà di sviluppare un workshop su il recupero e la valorizzazione di alcune aree prettamente molfettesi, come l'area portuale e altre, diciamo, aree marginali che attualmente sono in stato di degrado. Mentre per quanto riguarda Foggia c'è, diciamo, un soggetto quasi atipico, cioè sono gli unici a non essere architetti all'interno del gruppo, e questo non ci fa che piacere. La piccola SNC che ha proposto la collaborazione si chiama Fork in Progress, è capitanata da Luana Stramaglia, e oltre a essere vincitori di un bando principi attivi nel 2012, loro sono lanciati nell'apertura di un piccolo ristorante dove in cucina vengono messi insieme gli anziani e i giovani, quindi c'è una cucina intergenerazionale, in particolare con una forte carica narrativa. Vengono organizzate ciclicamente cene che chiamano a raccolta sia le persone del posto, principalmente gli anziani, mentre i giovani arrivano da tutte le parti della Puglia. Il contributo che l'intero network di Reactivity porta e porterà a Foggia, sia nella tappa in programma, quindi il 21 e il 22 novembre, il 28 e il 29 novembre, poi con una chiusura di bilancio informale, è quello appunto di portare il sapere sulla pianificazione, sulla gestione architettonica dello spazio, sulla progettazione, in quanto la richiesta forte da parte dei ragazzi di Foggia è quella di portare un segnale di cambiamento e di rivitalizzazione all'interno di un centro storico che è martoriato ben al di là di quelli che sono, ad esempio, i problemi che noi riscontriamo nelle altre città, come ad esempio Gravina, che è soggetta a costanti crolli degli immobili, e quindi ognuno di noi ha una competenza specifica rispetto ad una crisi locale e cerca di affrontarla mettendosi in rete, perché mescolare le competenze e le discipline non può che agevolare la riuscita di queste iniziative in forma sempre più concreta. Ora, essendo un dibattito, io vorrei aperto,
vorrei in qualche modo passare questo benedetto microfono che abbiamo noi da più di mezz'ora e quindi vorrei cercare di capire cosa stanno facendo i ragazzi insieme a Marco. Marco, il tuo microfono funziona? Non so, si sente? Forse no, si sente? Sì, si sente. Si sente. Aspetta che lo sistemo. Tengo in mano. Si sente. Prova. Si sente? Sì. Dai, tieni in mano. Tengo in mano. Allora, siamo qui, sì, voi avete, ci siamo un po' distaccati dalle vostre riflessioni perché siamo molto concentrati sulla parte pratica e siamo in dirittura di arrivo di quello che avevamo messo in cantiere, nel senso vero e proprio del termine. E questo è il tavolo di cui parlava Saverio, questa specie di carrello tavolo che poi diventa anche parete. Questa è la nostra scatola magica che conterrà di volta in volta alcuni accessori e elementi che ci serviranno loro alla riattivazione dei sottani o dei claustri, che in questo caso saranno delle sedute, alcune delle quali sono già in posizione. E adesso stiamo completando uno degli elementi, una delle sedute contenitori che sarà all'interno della Magic Box. Che dire, ieri quando abbiamo fatto questo incontro iniziale, introduttivo, in cui abbiamo fatto una chiacchierata, in cui ho illustrato anche un po' di progetti, di esperienze molto pratiche, molto di cantiere, uno degli elementi delle indicazioni che mi ho voluto dare ai ragazzi che sono stati con noi in questi giorni è stato quello di concentrarsi sulla qualità di quello che andavamo a fare, perché è un po' mettere in discussione questa eccessiva estetica del temporaneo, nel senso che l'idea è che quello che noi siamo andati a fare in queste poche ore che avevamo a disposizione debba rimanere e debba davvero essere l'avvio di un processo per questa riattivazione e riappropriazione dei sottani. Tra l'altro, ecco, un altro degli elementi è che quello su cui ci siamo concentrati sono le modalità, i modi, le tecniche anche di lavoro, in maniera che chi ha partecipato a questi due giorni possa poi avere degli strumenti o qualche strumento in più proprio per lavorare, per costruire queste cose, questi aggeggi, queste pareti, questi dispositivi che poi serviranno ad abitare questi sottani, a sedersi, a lavorare, a riposare, a mangiare, insomma tutte quelle attività che fanno parte della quotidianità. E con Saverio, tra l'altro, oggi chiacchierando, si diceva che sarebbe molto bello se, essendo appunto questo l'inizio di un percorso, nelle prossime giornate che loro avranno, i ragazzi avessero a disposizione un kit minimo poi per riattivare questa rete di sottani che loro troveranno e poi avessero a disposizione dei fondi di magazzino, riallacciandosi a questa idea del rifiuto, che lo è in quanto l'abbiamo fatto, non ce ne preoccupiamo più. Invece, ecco, andare un po' anche alla ricerca di questi scarti da poter rimettere in un ciclo anche creativo e quindi individuare, non so, il falegname, il fabbro, il negozio di biciclette che abbia tutta una serie di pezzi, di cose che non servono più, che invece i ragazzi possano, o anche delle soffitte che possano prendere. Vabbè, alla fine, ultima cosa, esatto, giusto per chiudere, un gruppo straordinario di persone, bellissima esperienza. Grazie. Ora, considerando che sono l'ultimo minuto di diretta, almeno vorrei chiamare, dato che tutta la diretta verrà poi caricata sul canale YouTube di Laboratori dal Basso, chiamo almeno tutti i partecipanti a modalità foto di gruppo, almeno per una ripresa finale di tutti coloro che hanno contribuito. Ovviamente alcuni mancano all'appello perché provenivano da altri paesi, abbiamo avuto presenze da tutte le parti della Puglia, alcuni di
Sì, esatto, c'erano persone anche da, provenienti da Salerno e da Napoli di passaggio. Alcuni ci hanno già chiesto di attivare delle sinergie nelle prossime settimane. Questo infatti è una delle cose che possiamo inserire nel report di questa iniziativa. E quindi il ringraziamento è per tutte le energie spese, per le mamme che hanno preparato da mangiare, per Patrizia che ha fatto tanto da mangiare per noi in queste ore, oltre a darsi da fare. E quindi sicuramente ci rivediamo il 7 e l'8 novembre per la seconda tappa insieme a Marco Lampugnani e Domenico Di Siena, i nostri due docenti del secondo modulo di Sottani in Rete. Grazie.